Questa è una maglia che puoi tranquillamente indossare e andare in giro, cioè non è una maglia da stadio, è una maglia un po' che si può usare per tante occasioni. Signori, è successo. Il Napoli così, dal nulla, sgancia la bomba e sotto un certo punto di vista mi salva anche la giornata, perché ora vi spiego, faccio giusto un minuto di introduzione e poi cominciamo. Praticamente stamattina avevo registrato un video dove ho detto la mia sul calendario, ok? Sul calendario che è uscito ieri e poi un aggiornamento di mercato. Cosa è successo però? Nel caricare il video, il file, diciamo, si è corrotto, si è danneggiato e quindi praticamente, morale della favola, questo video è andato perduto per sempre. E quindi ho tutto incazzato e tutto, diciamo. Che succede? Durante il pranzo suono il cellulare e leggo: il Napoli ha presentato la nuova maglia. Così. E siamo qui, ragazzi. Siamo qui, quindi grazie Napoli che mi hai salvato la giornata. Quindi, ragazzi, siamo qui riuniti per non dico reagire perché io in realtà l'ho già visto il video, ho già visto la maglietta, però siamo qui per commentare la nuova maglia del Napoli. Sono qui sul sito del Napoli ufficiale. Prima vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, c'è scritto anche qua sotto, iscriviti e attiva anche la campanella, mi raccomando. Allora, ragazzi, io adesso faccio partire il video, però l'audio lo tolgo perché ho paura che mi possano buttare giù il video. Allora, ragazzi, comincio col dire che il video è fatto proprio bene. È clamoroso, guardate qui, vai nei vicoli di Napoli, vai a vedere tutte le sfumature di questa città e alternato poi ci sono questi primi piani su parti delle magliette, queste frasi in inglese, quindi a simboleggiare che il Napoli si vuole internazionalizzare. Qui vedete qua i modelli comunque anche loro, niente male, la tradizione che si fonde col futuro, quindi con l'innovazione. E ragazzi, la maglietta è clamorosa. Mi viene da dire solo questo, è clamorosa. È clamoroso anche il video. Veramente un lavorone. Cioè, proprio io mi viene in mente adesso soltanto di alzarmi e fare mezz'ora di applausi. È stato fatto un lavoro clamoroso dal punto di vista dell'editing del video. E anche dal punto di vista della maglia, e fra poco lo andiamo a vedere. Diciamo che alla fine c'è stato quello che tutti noi speravamo, ovvero diciamo il logo bianco sullo sfondo azzurro. Perché dico questo? Perché comunque ieri il Napoli aveva dato uno spoiler sulle maglie, aveva fatto quel video di 15 secondi dove faceva vedere appunto lo stemma che cambiava colore in base allo sfondo. E in quel video, ora chiudiamo qua. Ah, poi tra l'altro, ragazzi, la maglia sarà online, cioè sarà messa in vendita stasera alle ore 19:26. Il Napoli aveva fatto questo mezzo spoiler sulle magliette e lì c'era appunto la maglietta, diciamo lo sfondo azzurro con lo stemma però un po' blu scuro. E lì, diciamo, nel video che avevo fatto stamattina avevo parlato anche di questo, cioè a me sarebbe piaciuto invece lo stemma bianco sullo sfondo azzurro, cosa che poi è successa nella realtà, e quindi sono molto contento che il Napoli abbia deciso di mettere lo sfondo bianco, diciamo, lo sfondo azzurro con logo bianco, perché alla fine, ragazzi, il nuovo logo del Napoli, no? Cioè, il Napoli ha fatto a tutti gli effetti il rebranding, e lo abbiamo detto anche qualche giorno fa in un video. Il Napoli ha fatto un nuovo rebranding dove praticamente ha preso il vecchio logo, quindi ha preso la tradizione e l'ha modernizzato. Un lavoro proprio minimal, anche elegante, ragazzi, perché la maglietta è anche elegante. Cioè, questa volendo te la puoi anche portare in giro. Puoi andarci in giro con questa maglietta, secondo me. Quindi sono veramente esterrefatto in positivo. Ora, in questo video hanno fatto vedere solo la prima maglia, quella azzurra. Ma credo che nei prossimi giorni usciranno anche le altre. E le altre come saranno? Allora, secondo me saranno tre, perché in questo famoso video di 15 secondi che è stato rilasciato ieri, la seconda maglia era bianca con lo stemma blu scuro, mentre la terza maglia era, se non sbaglio, sfondo blu scuro con lo stemma bianco. Non vorrei, quel tipo così, era così, una roba del genere. Quindi
probabilmente nei prossimi giorni verranno rilasciate. Comunque, abbiamo visto il video e io spero veramente che non me lo blocchino, però senza audio in teoria dovrebbe essere tutto a posto. Andiamo a leggere adesso l'articolo. Allora, si parte da una rivisitazione del logo con la sua tradizionale N napoleonica che si presenta come una versione più minimal e contemporanea. Quello che abbiamo detto prima. Prendi il vecchio logo e lo svuoti praticamente. L'essenziale si svuota di elementi accessori, quindi quello che abbiamo detto prima. Ecco, queste tre immagini per me sono appunto le tre magliette. Quella che abbiamo visto adesso, quindi sfondo azzurro, logo bianco, la seconda maglia, sfondo bianco, logo blu scuro, e poi la terza, sfondo blu scuro e logo azzurro, non bianco. Quindi queste saranno le tre magliette del Napoli di quest'anno. Questa qua bianca col blu scuro pure mi piace. Forse l'abbinamento blu scuro-azzurro non è proprio bello da vedere, però in generale è un lavoro molto molto fatto bene. La novità assoluta è rappresentata dalla tipografia. Per la prima volta abbiamo un font proprietario, Binapoli, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del brand e della città che rappresenta. Quindi qua potete vedere anche questo nuovo tipo di carattere che cambierà e che tra l'altro è già cambiato sul sito. Anche qui vedete c'è questa SSC messa in verticale, accanto poi abbiamo la scritta Napoli messa in orizzontale e sullo sfondo 1926. Io lo ripeterò fino alla noia, ma è così, è questa la new era, almeno dal punto di vista, diciamo, extracampo. Questa è la new era, è quello che avremmo dovuto vedere lo scorso anno. Poi sul campo vedremo cosa cambierà, però per esempio già anche dal punto di vista del calciomercato stiamo vedendo delle novità. Mo dopo ve lo dirò, però per esempio Spinazzola, prendi uno svincolato over 30. L'unico caso che mi ricordo di svincolato under 30 era Llorente quando arrivò Ancelotti, poi gli altri non me ne ricordo. Quindi anche dal punto di vista, diciamo, sotto varie sfere il Napoli ci sta introducendo alla nuova era. Qui sotto, ragazzi, abbiamo un'altra bellissima immagine, questa fatta alla grotta di Seiano nel parco archeologico del Pausilipon. Scendiamo sotto e abbiamo anche altre immagini. Ecco, questa è quella che è uscita sui social, questa a sinistra. Ripeto, a me piace tantissimo. Poi, ovvio, qui la maglia diciamo che è una questione soggettiva. Ci sarà magari quello tradizionalista, c'è magari quello un po' più moderno, quello più, diciamo, aperto all'innovazione, appunto alla modernità. Io mi inserisco in questa categoria. Cioè, comunque, il Napoli non ha fatto uno stravolgimento, ha preso il vecchio logo e lo ha praticamente reso più recente, più moderno. Non è che c'è stato uno stravolgimento. Mi fa piacere comunque che è rimasto il colore sociale, cioè l'azzurro, lo stemma bianco, lo ripeto, tanta roba. C'è MSC e A7. La cosa poi bella di questa maglietta, ragazzi, è che a livello proprio di roba sopra, cioè c'è soltanto MSC, lo stemma e A7. Sulle maniche non c'è niente, l'anno scorso c'era eBay. Quest'anno pare che non ci sia niente, cioè è una maglia anche che a livello di sponsor è molto pulita, c'è giusto lo sponsor principale, quello che ti produce la maglia è lo stemma, stop, non c'è nient'altro, quindi è anche molto pulita. Poi abbiamo questo colletto, ci sta questo colletto che è una novità, abbiamo le maniche col colore bianco e abbiamo anche queste bande bianche sui lati, sui fianchi. Quei leak che abbiamo visto negli scorsi giorni sono stati confermati. A me l'unica cosa che non piace, però vi ripeto, qua è soggettività, questo colletto, diciamo, finto, tra virgolette, che va a unire quello reale con questo bianco, non mi piace tantissimo, lo avrei proprio rimosso. Comunque, è una maglietta clamorosa, ragazzi. È una maglietta anche che si adatta bene anche alla luce, cioè vedete comunque. Qui alla luce del sole è un azzurro bello presente, bello pronunciato, però anche diciamo al buio oppure comunque tramite luce artificiale è tanta roba e si intravedono anche tipo dei dettagli sulla maglietta. La maglia gara home della SSC Napoli 24-25, frutto della collaborazione con EA7 che si conferma per il quarto anno Global Technical Partner della squadra, si distingue per il suo elegante design. E infatti, ragazzi, cioè, vi ripeto, questa è una maglia che puoi tranquillamente indossare e andare in giro, cioè non è una maglia da stadio, è una maglia un po' che si può usare per tante occasioni. Attenzione ai dettagli, valorizzando le linee sobrie con particolari retro a partire dal collo a V.
Qui abbiamo qualche dettaglio in più, vedete, ecco, c'è di nuovo lo stemma del Napoli che si ripete lungo tutta la maglietta. Qui abbiamo un dettaglio del colletto, anche il colletto ha queste righe, diciamo, laterali bianche. Un dettaglio poi sullo stemma dell'MSC e sotto abbiamo la maglia. Nel complesso, Valentina qua ha fatto un lavoro clamoroso. È bellissima, è moderna, è elegante, è anche pulita. È clamorosa. Io darei anche un 8,5-9, onestamente. Poi qua sotto abbiamo le parole di Bianchini, che praticamente ha detto, ecco, stiamo vivendo il tempo del rinascimento napoletano, quindi appunto New Era. Da qui la nostra volontà di innovare la nostra identità di brand, mantenendo però intanto il rispetto e il legame con la nostra storia. Da un lato quindi una nuova tipografia proprietaria e dall'altro una nuova versione del nostro logo più contemporanea, dove abbiamo mantenuto gli elementi essenziali della nostra identità con uno sguardo verso il futuro. Ecco, poi la frase, diciamo, cardine del video che abbiamo visto prima: Proud to be Napoli, quindi fieri di essere Napoli, un percorso di unione e di racconto della nostra città. Il simbolo per eccellenza del nostro racconto è la maglia home, ovviamente, la quale riporta nuovi elementi identificativi e con la sua linea elegante si pone come elemento distintivo di una Napoli sempre più al centro del mondo. La stagione 24-25 inizia quindi con lo svelamento della nostra nuova identità, mentre nella giornata del 9 luglio, ah, attenzione, ecco, questo non l'avevo letto. Nella giornata del 9 luglio sarà annunciata la nuova campagna abbonamenti. Quindi, ragazzi, il 9 luglio, cioè lunedì, martedì 9 luglio ci sarà verrà svelata la campagna abbonamenti. E quindi, ragazzi, questo è quanto riguardo la maglia. Se non avessero messo questa V bianca sul colletto, sarebbe stata da 10, secondo me. Però è clamorosa, semplicemente clamorosa. Veramente. Chapeau a Valentina. Vi sposto un attimo qui su Twitter per farvi vedere questo. Questo è un tweet di A tutela della maglia del Napoli, che ha praticamente fatto notare che il Napoli su Facebook ha aggiornato la sua immagine del profilo. E qui abbiamo praticamente quello che tutti un po' chiedevano, cioè lo stemma bianco sullo sfondo azzurro. Praticamente, ragazzi, se vi siete, non so se ve ne siete resi conto, ma il Napoli su ogni social c'ha uno stemma diverso. Sul canale YouTube c'ha lo stemma blu con logo bianco, su Facebook stemma azzurro con logo bianco, su Twitter e Instagram c'ha il logo bianco con le scritte, no, lo sfondo bianco con logo blu scuro. Quindi a ogni social ha associato un nuovo tipo di stemma. Questo per me è lo stemma, perché appunto c'è l'azzurro che è il colore tradizionale, c'è il bianco, diciamo, ci sono i colori quelli classici che fanno parte della storia del Napoli, ecco, quindi tanta roba, veramente. Chiudiamo il video parlando velocemente di calciomercato, perché abbiamo due annunci importanti. Uno è questo di Spinazzola: è arrivato l'Irwigo di Fabrizio Romano, quindi Spinazzola sarà a tutti gli effetti il secondo acquisto del Napoli di Conte. Arriva svincolato con un contratto fino al 2026, quindi si parla di un contratto biennale. Approfitto per dirvi, ragazzi, che domani, a meno che non usciranno cose clamorose, novità importanti, domani uscirà il video sullo Scopriamo Spinazzola sul canale. Vediamo adesso quando ci saranno le visite mediche. Ho letto che il Napoli ha prenotato per lunedì delle visite mediche, ma penso che quelle saranno per Rafa Marin. E poi altra notizia, sempre da Fabrizio Romano, praticamente su Buongiorno ci siamo. 38 milioni al Torino. Ci sono stati anche gli accordi per quanto riguarda il contratto di Buongiorno, si parla di un quinquennale da 2 milioni. L'unica cosa da sistemare è questa clausola rescissoria. Ho letto ieri che la gente voleva mettere una clausola rescissoria da 50 milioni dopo il primo anno, che sarebbe stato qualcosa di scandaloso. Il Napoli, diciamo che non vorrebbe mettere la clausola, al massimo proporrebbe una clausola dopo 3 anni, dal prezzo minimo di 70 milioni. Quindi bisogna soltanto trovare la quadra sulla clausola rescissoria. Tolto quello, Buongiorno è un nuovo giocatore del Napoli. Quindi, detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere la vostra nei commenti, se vi piace la maglietta, se non vi piace, perché vi piace, perché non vi piace. Ditemi un po' la vostra. Lasciate un bel like per il video se vi è piaciuto e iscrivetevi perché è totalmente gratis, siamo vicinissimi ai 3500 e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani con lo Scopriamo su Spinazzola e sempre e comunque, Forza Napoli!